Buongiorno, ci occuperemo questa mattina della mobilizzazione della colonna vertebrale e del rinforzo di tutta la relativa muscolatura. Andiamo piano piano a scaldare il corpo velocemente, andando in flesso estensione del tratto cervicale, portando il mento al petto e poi successivamente verso il soffitto. Abbiamo già attivato la respirazione, inspirando dal naso e andando a tirare fuori l'aria dalla bocca, svuotando quindi il torace e abbottonando l'ombelico alla colonna vertebrale. Andiamo in inclinazione laterale. E andiamo poi in rotazione. Possiamo chiaramente eseguire questi esercizi in maniera più lenta e con più ripetizioni. Tutta la circonduzione. Cambiamo giro. Benissimo, scaldiamo il cingolo scapolare con qualche piccolo movimento di mobilizzazione delle spalle. Benissimo, andiamo a portare sulle spalle e a fuori l'aria, portiamo giù le braccia. Sulle spalle, fuori l'aria. Le spalle scendono, la colonna vertebrale cresce verso l'alto. Portiamo le braccia verso l'esterno, a fuori l'aria e torniamo. Inspiro, fuori l'aria. Benissimo, vado su, fuori l'aria, mi allungo con le braccia verso l'alto, vado ad allungare bene il tratto dorsale, vai. Benissimo, sulle spalle, fuori l'aria, porto giù le spalle di nuovo. Inspiro, vado su, fuori l'aria giù, vado su e fuori l'aria giù. Bene, porto giù le braccia e comincio piano piano a mobilizzare la colonna vertebrale, quindi scendo, fletto il tratto cervicale, arrotondo la colonna, cerco di scendere giù vertebra per vertebra, ammorbidendo le gambe, lasciandomi prendere dalla forza di gravità, resto giù e fuori l'aria, provo a distendere entrambe le gambe, spingendo i glutei verso il soffitto e di nuovo piego e fuori l'aria distendo. E di nuovo piego e fuori l'aria distendo ancora piego torno poggio le mani sopra le ginocchia fletto il mento a petto fuori l'aria vado ad allungare la colonna vertebrale inspiro faccio una gobba da gatto fuori l'aria mi allungo spingo i glutei indietro insieme ai miei gomiti e alle mie spalle. La testa è bella allungata con lo sguardo a terra per consentire al tratto cervicale di rimanere sempre in linea con la colonna. Fuori l'aria. E vai. Mi allungo, resto bene in allungamento con la colonna, senza scendere eccessivamente, rimanendo con il busto bello allungato, allungo un braccio, allungo anche l'altro e oscillo le braccia, lasciando le spalle lontane dalle orecchie, con lo sguardo sempre costantemente rivolto verso il pavimento, l'addome sempre impegnato. Porto giù le braccia, fuori l'aria, apro e torno, e vai, apro e torno, vai, apro e torno. Apro e scendo giù, raccogliendomi e rilassandomi completamente. Fuori l'aria, distendo le gambe, cammino avanti con le mani e vado ad allungarmi bene, inspirando vado avanti con il peso, fuori l'aria, vado a distendermi, spingendo i glutei verso l'alto e i talloni verso il basso. Inspiro avanti, fuori l'aria, lascio andare la testa dalle spalle, cerco di allontanare le mie spalle dalle orecchie e di nuovo. E torno. E vado. Fuori l'aria. Resto dietro, rimango in allungamento della mia colonna vertebrale, devo sentir tirare tutta la catena cinetica posteriore, dal collo alle caviglie, risucchiando bene l'addome, spingendo i glutei verso l'alto. Piano piano scendo e mi metto in quadrupedia. Mi posiziono bene in posizione neutra della colonna, con le spalle lontane dalle orecchie. Stringendo sotto le ascelle, vado in flesso, in flessione del busto e al fuori l'aria mi allungo spingendo le spalle indietro, i glutei indietro ma attivando l'addome. Inspiro, premo forte forte il palmo delle mani sul pavimento, fuori l'aria mi allungo. Ancora, fletto,
Fuori l'aria, mi allungo. Resto in allungamento con la colonna vertebrale. Mi sostengo bene con il tratto dorsale, stringendo sotto le ascelle. Fuori l'aria, attivo l'addome. Allungo un braccio e torno. Fuori l'aria successivo. Allungo l'altro. E torno. Ancora. Anche qui posso ripetere più volte l'esercizio. Successivamente, fuori l'aria, attivo forte l'addome, allungo la gamba, spingendo il fianco corrispondente a terra e torno giù. Continuo a stringere sotto le ascelle, riempio lo spazio tra le scapole, tiro posteriormente la gamba cercando di portare il fianco invece a terra e torno. Fuori l'aria, lascio lo sguardo a terra e torno. E vai. Benissimo. Successivo esercizio, posso alternare il sollevamento contemporaneo di un braccio della gamba contraria. Allungo fuori l'aria e torno. Fuori l'aria successivo. Vai. E torno. Ancora. Mi siedo sui talloni e vado a recuperare. Questa sequenza di esercizi è terminata, ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie.